E buongiorno viaggiatori, eccoci qui sulla nostra nuova avventura. Abbiamo preso un volo da Roma Fiumicino fino a Toronto, dopodiché un altro volo, siamo arrivati a San José in Costa Rica. Abbiamo preso la macchina che abbiamo affittato preventivamente e abbiamo affrontato nebbia fittissima, pioggia, traffico con tir, nonché la notte, perché siamo partiti alle 2 di pomeriggio e siamo arrivati qui verso le 6 e siamo arrivati a Cahuita, un paesino sulla costa caraibica del Costa Rica. Adesso andiamo a vedere il Cahuita National Park. Ed eccoci qui, questa è l'entrata, il ponticello del Cahuita National Park. Come potete vedere si tratta di una foresta primaria costiera. Che dire, benvenuti al Jurassic Park. È severamente proibito alimentare soprattutto gli orsetti lavatori. Allora, c'è un bradipo lì, ma è impossibile da vedere, tra l'altro è controluce. E non è che dici dormi, aspettiamo, questo sta lì tipo 6-7 ore. Forse conviene tornare indietro dopo e vedere che cosa sta facendo. La situazione si fa interessante, non dar da mangiare i coccodrilli. Siamo arrivati a un punto morto, mi ha fatto pensare questo fiumiciattolo. È fresca. Che succede? Ci manca Predator e poi siamo a posto. Si è un po' ingrossato questo fiume, che cosa pensi? Se non fosse per il fatto che uno non può fare riprese video, a parte con la GoPro che è ignifuga, non è male, cioè la temperatura è figa, non fa caldissimo, si sta con il poncho, quindi uno si gode un po' il momento, la pioggia. Il problema principale dell'avvistamento dei bradipi è proprio il fatto che sono sempre in cima alle fronde, quindi non si riescono bene a distinguere e a livello fotografico è praticamente impossibile catturarli, se non una volta a settimana quando scendono ai piedi dell'albero per fare la cacca. Abbiamo aspettato un'oretta per vedere se si muovevano un po' quei bradipi, ma non c'è storia, o li fotografi di culo o niente. E come sempre succede, uno entra nel parco tipo presto e poi si fa tutta la scartinata per raggiungere i luoghi più remoti e invece poi le bestie stanno tutte vicino all'entrata, vicino al quartier generale, al posto dove vendono i biglietti. Che ci sia di insegnamento anche questa cosa. Allora è successa una cosa bellissima, sono riuscito ad attivare con il mio sono riuscito ad attivare con il mio spagnolo maccaronico la sim card che ci aveva lasciato la sim card che ci aveva lasciato il tipo. Gli facevo, ha intendito yeah. E alla fine siamo riusciti 40, noi dice a tutti i numeri, non capiva una cifra. Alla fine ce l'hanno attivata e ci ha dato pure un credito che abbiamo fatto pena di 500 colonne. Sì, anche 100 megabyte. 100 megabyte e poi ha detto una parola tipo Smir Davos, una cosa del genere. Servizio prepago. Non possedes saldo in tu cuenta. Non tenes saldo in tu cuenta mensual. El saldo in tu cuenta de bonos es de
429 colones y 45 centavos. Smerdaglio. El saldo de tu cuenta de bonos expira el 10 de septiembre de 2019. La prima giornata qui a Cahuita termina qui. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale se non volete perdere i prossimi episodi sul Costa Rica. Ciao ciao!